Ti faccio un buco in testa se lo trovo e poscia me lo succhio come un uovo. Ma se fa tempo a dirmi buonasera, si scioglie il mio furore come la cera e mi mostro così di buona vena che va a finire che mi invito a cena. In questa serata di commemorazione della figura di Giovanni Verdi, serata legata alla presentazione di un libro che hanno voluto con tanto amore le due figlie, la signora Vanda e la signora Anita Verdi, con la collaborazione grafica del progetto di Marianna Verdi. Questo progetto è stato spinto dall'allora assessore alla cultura Luciano Castaldi e tutte queste sinergie hanno portato alla realizzazione di un ricordo di un personaggio coreano che ha prodotto non solo all'isola, ma si è spinto sulla stampa nazionale. Poi che lavorando con Yolanda sarà un ottimo relatore e ci dirà tante cose belle. Il nostro Giovanni Verdi ha ricoperto tanti ruoli, meno quello per cui si è laureato. Si è laureato in legge, ma non ha fatto mai l'avvocato, anzi con gli avvocati ce l'avevo un po', tant'è vero che ci sono degli scritti simpatici sulla figura degli avvocati. Ha fatto giornalista, ha diretto due giornali, il Pungolo, ha collaborato col Pungolo e poi di Lucerone e l'Aquilotto, è stato insegnante, ha scritto poesie, ha scritto commedie, prosa praticamente si è interessato della cultura trecentestatale. È stato il primo direttore del Museo Civico del Torreone, un doppio filo che lega la figura di Giovanni Verdi alla torre foriana. Che dire, è una serata che doveva esserci da tanto tempo, l'avevamo in mente un ricordo di Giovanni Verdi perché come Giovanni Maltesi, due Giovanni, cose Giovanni Verdi ha conosciuto Giovanni Maltese e ha attinto alla sapienza di Giovanni Maltese in campo artistico e anche in campo letterario. E abbiamo accolto questa presentazione del libro con molto piacere, perché sono queste le serate che dovrebbero ripetersi sempre nel tempo per far sì che la memoria, poi avete visto che un libro porta una citazione di una sua poesia che poi leggeremo, tutto quello che fu resta presente. Perché la memoria non ceda mai all'oblio. Abbiamo delle punte di diamante nel comune di Forio e sull'isola, allarghiamo il contesto, che spesso cadono nell'ombra, non perché non abbiano prodotto, ma per colpa nostra, per colpa dei successori. E invece queste iniziative tendono a tenere viva la memoria, a ringraziare in un certo modo tutti coloro che nel precederci ci hanno lasciato un patrimonio. Noi oggi siamo in una torre che è stata fatta nel 1480, se non ci fosse stato tanto lavoro, tanto impegno e tanta dedizione dei foriani, oggi non avremmo nulla. Anche un ricordo che ha fatto chi l'ha conservato, io che ho bene, ha fatto sì che nel tempo la torre non andasse in rovina. Diamo anche una quinta dell'Istituto Comprensivo Cristoforo Veneto che ci ha rimesso là, notizia di qualche giorno fa, giusto per la cronaca, abbiamo stilato un protocollo con l'Istituto Pensivo che sopra Manella per l'avvicendamento scuola lavoro e quindi faremo degli stage con i ragazzi del triennio che gli varranno come tempi formativi per quanto previsto la legge in maniera obbligatoria dallo Stato. Torniamo a noi, non ci perdiamo in tanti vicoletti e comincio a passare la parola all'avvocato di Modandra e poi all'avvocato di Fogli che insieme cominciamo a propagandare questo libro, che non è in vendita, verrà distribuito alla fine gratuitamente e quindi
perché noi ci troviamo in un luogo, una location, che richiama gli avvenimenti tragici nazionali, internazionali e come tutti voi sapete dai mass media, dalla televisione, eccetera. Questo è un simbolo, ci troviamo in un simbolo dove i nostri antenati già hanno sopportato per circa 1000 anni gli assalti degli antenati dell'ISIS, circa 1000 anni, e hanno costruito a loro spese 14 torri, di cui questa è una torre residua. Dunque non è una cosa nuova per noi, è una cosa della nostra storia, quello che fu, tutto quello che resta presente. E infatti questa location ci induce ad elevare anche questo un pensiero a coloro che sono stati straziati da alcuni assassini delinquenti che hanno ucciso a sangue freddo. Una notazione storica è necessaria in proposito, che per 1000 anni noi abbiamo subito, come dicevo, gli assalti dei cosiddetti pirati saraceni, ma erano pirati islamici che venivano qua con un modo diverso, della stessa maniera come vanno in altre, a Parigi e in altre parti del mondo. E noi abbiamo tante di quelle prove, d'altronde la costruzione di questa torre e di altre 13 torri sono la testimonianza viva del nostro passato storico. E abbiamo anche una bolla del Papa Leone XIII che si rivolgeva a Carlo Magno, che diceva, lo pregava di andare a aiutare quelle disgraziate popolazioni di Ischia, che si erano, questi pirati si erano stanziati a 200 metri di qua sulla spiaggia, non è una cosa molto, molto lontana, era stato per tutta l'estate serviti e riveriti in tutte le maniere, non sto qui a sottolineare. E dicevo che per oltre 1000 anni, e ci sono episodi molto importanti e significativi di questo assalto piratesco, fino al 1830, perché sono venuto a arrivare? Perché tutto quello che fu resta presente. Il 1830, perché avevano i pirati islamici invaso, torturato, fatto di tutto di più alle popolazioni di Vieraci, tra cui l'isola e principalmente Corria. E c'è un episodio, tanti episodi che risultano provati con documenti dell'epoca. Nel 1544, 150 navi di carri di Barbarossa, che era il capo dei pirati, vice re di Algeria, si nascosero dietro Ventotene, e quando era arrivata la notte assalirono l'isola di Ischia e si portarono come schiavo, vado al dunque, oltre 2000 persone. Abbiamo diverse fonti dell'epoca che parlano di oltre 2000 persone. Ma questo non era un solo qua, come stavo dicendo poc'anzi, erano anche andati in altre parti della riviera mediterranea, fin quando non è arrivata la Francia, attenzione, nel 1830 ha occupato l'Algeria, per cui è finita la pirateria all'epoca. Poi ritornò 1830 e ha occupato l'Algeria. Questo era una precisazioni, le fonti sono molte, non abbiamo aggiunto fonti contemporanei ai fonti. Comunque non è una sorpresa la delinquenza di questi assassini. Ma vogliamo fare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. Io allargherei questa intenzione
a tutte le vittime di qualunque disfatto, perché i morti sono quando è tutto quanto. Quando viene uccisa una persona, un giudice viene uccisa, è sempre un delitto. Quindi prego, un minuto di silenzio, mi rivolgo a tutte le vittime di ogni cosa. Sempre allegra, ci hanno ricordato le figlie, era una persona con un sorriso velato sempre, perché trovava l'ironia in tutte le situazioni anche drammatiche in cui si imbarcava durante le vicissitudini della vita. Ha partecipato alle guerre, ha partecipato a un periodo particolarmente movimentato, ha partecipato a un periodo in cui le battaglie politiche fuoriane erano praticamente quasi quotidiane. All'epoca il sindaco si diceva ogni anno, quindi all'inizio secolo era una cosa, campagna elettorale, tutti gli anni. E c'erano i vari schieramenti che si rivaleggiavano, e io dico, secondo me, un po' spiegativo, perché comunque questa competizione continua faceva nascere stornelli, canzonette, i famosi spottò l'uno l'altro, che ci danno anche un po' di saggezza popolare e di cronache dell'epoca. Leggendo le poesie di Giovanni Verde, c'è una poesia in cui mi sono imbattuto, che ci dà un'idea di un'usanza dell'epoca. Adesso la trovo, eccola qua, uno strano incontro. Questa poesia ci ricorda com'era tra le persone in pubblico l'approccio quando ci si portava il saggio, un corso di forio davanti alle pareti di caffè, ma non c'era ancora probabilmente, quando ci si incontravano, come si usava a salutare. Strano incontro. Con un'ampia levata di cappello mi viene incontro tutto ventibrio. Un vecchio amico, sarà questo o quello? E sorridendo mi scoprì anch'io. E venne avanti con un no allungato, onde io risposi con un no più esteso, un tono sopra, a norma dell'usato. Ne sapevi dire chi fosse il più sorpreso. Poi si inoccolò tutto in chini e io mi inchinai con le più belle mosse, e quando fummo ancora più vicini, stette di mano e era di scosse. Di via l'abbraccio non ci volle molto, e ci stringemmo come due fratelli, e standomi con volto contro volto, squittiamo pari come due uccelli. Ma sciolto al fine il vincolo delle braccia e col cuore sospeso nella gola, noi ci guardammo stranamente in faccia, cercando in nulla la sua parola. D'un tratto e fece come chi si desta. Chi sei? E chi sei tu? E non mi preoccupò, onde io, ricoprendomi la testa, risposi tosto. E allora un po' proquello. E per la cronaca dirò che poi ognuno se ne andrà i fatti suoi.